Peperino, la roba, la paglia, si faceva za, così alla fonda, così, e si avvolgeva sotto il braccio. Poi si faceva come una pentola e si buttava su, e ci seccava. Così si seccava con la faccia, e le cane lo stesso. La rucola, nell'acqua. Poi si prendeva, si metteva a manda, poi si andava al porto, si faceva il mannelli e poi veniva lo sbardo, veniva questi, il morino, in Italia qui, questa qui. Anche lui ha curato il salerno. Ma neanche voi vi mettevi a fare una barca? No, se noi si tagliava quando veniva, si metteva in una barca e si portava al porto e loro venivano a prenderla col camion. Però tanti qui, contadini, poverini, avevano il potere, non era suo, era del padrone. Allora venivano anche loro, perché se volevano i giovani farsi qualche cosa, comprarsi un paio di scarpine o un vestito, venivano 4 giorni, 5 giorni a lavorare in padrone da salini e gli dava soldi e si facevano la surottina, perché a quei giorni c'era poco soldi. E là venivano anche le gente e per 4 mesi si lavorava anche. Ma veniva gente anche da Cerreto? Da Cerreto, da Vinci. Venivano, ma a piedi, con la bicicletta. Ma era una bellezza il padrone, era un amore. Ma lo sa, se è vero proprio che sortiva fiori dell'acqua, i fiori dell'acqua, quei fiori bianchi e quei gialli, che era una bellezza. E poi c'era quei pesciolini rossi, perché la stampa era proprio bella. Io tante volte andavo a tagliare il salerno e non si portava tanto da bere, l'acqua fresca. Allora c'era una corrente, le fosse, le palude, e si diceva acqua corrente, la beve per Dio, la beve per cervello, si beve per noi. E si cominciava la mattina, alle 6 la sera. Sì. Si portava a mangiare? Sì, per mangiare alle 2, a mezzogiorno si metteva, ci usavamo le 6, la sera a mangiare. E poi alle 2 si entrava qui alle 6 di sera. Sì, però pomodoro, un vino che ce l'aveva, un po' di pane e zuppo, si chiamava pane zebola, perché ci si metteva l'aceto e l'olio, un pochino, e si bagnava questo pane, perché la minestra si faceva mangiare, era molto bello. Sapeva per via la mattina, si donava la pelle, come si faceva mangiare. Si mangiava sotto l'albero, sotto una pianta. E poi alle 2 si ripartiva, si arriva nel pensamento di padrone a tagliare questa roba. Era lottata la vita.